Che cosa dobbiamo aspettarci dalla donna Kika Lual? Questa volta un bel po' di colore e di freschezza. Ho puntato sui miei soliti volumi rigorosi, accentuando la femminilità attraverso l'uso del colore. Il messaggio è quello di una moda che sia sobria, non stravagante, ma allo stesso tempo fresca e divertente. È una collezione piena di stampe, abbiamo delle stampe grafiche, ma anche delle stampe paisley reinterpretate in chiave molto moderna. I volumi troveremo delle contaminazioni anni 60 e 70 reinterpretate, togliendo quella accezione che li rendeva forse troppo anni 70, riportati in chiave contemporanea. Ecco, facciamo un focus sulle forme. Da dove arriva l'ispirazione? L'ispirazione è un mix tra l'abitino anni 60 piuttosto che i pantaloni dal fondo flare anni 70, le gonne hanno la lunghezza anni 70, mentre di nuovo gli abitini richiamano un po' lo stile courage, quindi diciamo che abbiamo delle contaminazioni riportate in una mia chiave di lettura personale. C'è un tuo capo preferito? La gonna con la baschina sostenuta e la crinolina, che vedremo uscire come ultimo look. Grazie mille. Grazie a te.